Cucume Sami, bentrovate e bentrovati. Questo è un video spesa riassuntivo dei vari discount visitati in questa settimana. Spendiamo più di benzina a muoverci da uno all'altro. No, in realtà ottimizziamo. Ho commissionato al capitano il pane cotto a legna da AMD, dove hanno il banco gastronomia, e gli immancabili fazzoletti balsamici. Questi sono portentosi, da Lidl sono spariti, buoni ma non validi tanto quanto loro, quelli di Eurospin, e quindi, come potete vedere, un pacchetto è già stato preso per uso personale. Vi posso dire, pur essendo aperta la confezione, il profumo è molto forte, sono ottimi per l'inverno e per i primi malanni di stagione. Passiamo da Eurospin, dove vi devo segnalare non una novità ma una riconferma. Questi sono dei detergenti intimi prodotti da Farmalice. Conosciamo, possiamo dire che sono un tutt'uno, un'unica famiglia con Sial Chimica, l'azienda italiana siciliana per l'esattezza Santa Venerina in provincia di Catania, che produce ottimi, ottimi detersivi e ottime referenze, come infatti questo intimo. Questo è specifico per il periodo del ciclo, pH 4.5, quindi è un pH acido per l'igiene intima della donna durante il periodo mestruale e durante tutta la gravidanza. Ho preso poi Donna più 45 anni, è un intimo a base delicata con un pH 7.5. Come potete vedere, viene proprio indicato il pH specifico. È una soluzione detergente leggermente alcalina formulata per la donna in premenopausa e menopausa, quindi evita condizioni irritative di natura infiammatoria e allergica che sono proprio dovute a questa particolare fase dell'età. Sono prodotti ottimi che vengono proposti una o due volte all'anno da Eurospin e io compro ormai a occhi chiusi perché li ho provati, testati, ve li avevo anche promossi. Eccoli qua, sono veramente validi, efficaci, di ottima qualità, e mi piace il fatto che per ogni fase della vita della donna, per ogni età, per ogni specifica esigenza, venga pensato un tipo differente di soluzione di intimo, di detergente intimo con più funzioni protettiva, lenitiva. Ottimo, ottimo prodotto. Mi avete detto di parlarvi anche di INS, dove io vado spesso, dove compro lo zucchero muscovado, questa qualità di zucchero di canna integrale, non raffinata, ecco, solidale, con cui mi trovo benissimo. Ha un gusto un po' più melassato, ma a me piace, anche nel caffè non lo avverto, e di solito quando vado prendo anche lo zucchero, costa leggermente di meno, è sempre zucchero italiano. Capita poi di trovare dei prodotti di marca in offerta e ho preso questi croissant sfogliati 40 volte, quindi molto leggeri, con questa granella di zucchero, vi dirò. Ma solitamente tutta questa linea della Vita Well è molto buona. Sono dei croissant integrali con marmellata non solo di frutti rossi, ma anche ciliegie, credo. Ottima tutta questa linea, non solo i biscotti, mi trovo molto bene con il latte, non solo il latte sardo dell'Arborea, anche con tutti i loro latticini. Questo yogurt non italiano, di derivazione austriaca, però io ho frequentato l'Austria per tanti tanti anni e le mucche sono come in Olanda, sono un po' sparse in ogni dove, ogni casa, che poi sono queste baite meravigliose di legno, soprattutto nella zona della campagna, ogni famiglia ha mucche al pascolo e la qualità del loro latte è eccelsa. Quindi quando sono lì mi capita, approfitto per prendere lo yogurt, come approfitto per prendere
ormai famosi budini proteici che si trovano anche da Lidl. Prima da Heinz costavano leggermente meno, ora costano 1,39 e non mi dispiacciono. Basso contenuto di grassi, senza zuccheri aggiunti, sono molto validi. Altra linea che mi piace tantissimo da Ins, prodotto italiano e credo sia prodotto da, l'avevamo già visto, da Maffei. Sia le trofie che le orecchiette costano pochissimo, mi sembra 99 centesimi per 500 grammi di prodotto. Lo dice anche qua che è un prodotto italiano, ma ne avevamo già parlato. È proprio Maffei perché si trova nello stabilimento di Barletta, via dei Trattati Maastricht 8. Sono buonissime queste orecchiette, ve le consiglio. Arriviamo da Lidl dove sono andata sia lunedì e giovedì, ho comprato pochissimo. Lunedì ho visto, sono apparse le mollette di legno, sono molto belle, ma non so voi, io stendo giù in giardino all'aperto, quindi le lascio appese o agli stendini per pigrizia e anche al filo, quando piove si impregnano tutte di acqua. Marciscono, non mi piace ritrovare i segni delle mollette così rovinate sui panni, anche se so che sono ecologiche e quindi non le ho prese. Erano però custodite in una bellissima confezione e è già la seconda volta che noto con piacere i pacchettini con le boule per l'asciugatrice, che erano prodotti che solitamente non si riusciva mai a trovare e invece ho visto con molto piacere ed è già la seconda volta. Non ve lo mostro perché l'ho già utilizzato. In questo weekend ho preparato le lasagne al forno, quindi da Lidl compro molto spesso e volentieri quando devo fare il ragù il macinato misto di bovino e di suino. Secondo me è ottimale quando si vuole preparare il ragù a un ottimo prezzo e ne ho approfittato, ho acquistato esattamente anche lui. La vedete utilizzata? Ho preso anche la passata di pomodoro. Questa è una produzione italiana, vedete, coltivata in Italia, prodotta nello stabilimento di Via Peschiera in provincia di Ravenna, Barbiano di Cotignola, devo dire buona. Dovete sapere che quando faccio il ragù io per la mia famiglia numerosa faccio proprio un padellone, un casseruolone da ristorante e quindi per allungare anche per averne in maggiore quantità anche per preparare delle teglie di lasagne dal forno, perché due se ne vanno a pranzo, se ne voglio avere un qualcosa in più per l'indomani ne devo preparare almeno tre, quindi voi capite che come quantità di ragù di besciamella ce n'è. E in effetti di macinati ne ho prese due confezioni, ho preso due passate di pomodoro di queste dimensioni e ho approfittato della promo 3 più 1, salsa di pomodoro ciliegino 3 più 1. Quando Lidl fa queste promo mi piacciono tantissimo, questa è una salsa che apprezzo, sappiamo che è prodotta da Gustibus, altra azienda siciliana, la Sicilia è ormai di casa, è anche specificata nell'etichetta Gustibus Alimentari nello stabilimento di Contrada Milocca ad Assoro in provincia di Enna, buona, dolce, questa anche solo in semplicità, in aggiunta con la semplice pasta scolata, cotta e scolata, è molto molto buona. Credo di non averle mai prese queste di nonna mia, però tipo gli gnocchi mi piacciono di questa linea. Ho preso la sfoglia grezza per lasagne, 500 grammi di prodotto, è una pasta ruvida, sfogliata rusticamente, trafilata al bronzo, con uova fresche da galline allevate a terra,
Sono 12 sfoglie. Quando finirò di montare questo video, avrò assaporato le mie lasagne al forno e vi dirò se la pasta ci è piaciuta. Un rimasuglio sicuramente della settimana Italiamo, questo burro di bufala, la prima volta che lo vedo, origine del latte italiana, prodotto a Benevento per besciamella o comunque anche per utilizzare nei dolci, mi sembrava una bella cosa, una novità da assaporare e l'ho acquistata. Panbauletto, 8 cereali e soia, questi con l'inizio della scuola li tengo sempre per emergenza perché faccio i panini, insomma, ai ragazzi e sono molto buoni. Non hanno quel sapore di alcol che si trova spesso nei pan carré. È un pan alle farine di grano tenero di tipo 0, semola di grano duro, fiocchi e farine di avena, orzo, segale, grano, farro, riso, olio di semi di girasole, miglio e mais tostato. Vi dico che è valido e di solito prendo anche questi tris di formaggi a fette che mi possono servire per fare il panino imbottito a Filippo o Tommaso, 4 fette di Edam, che è un formaggio olandese, 2 fette di Tilsit, che non conosco, e una fetta di Emmental tedesco. Sono variegate, io le utilizzo anche per base per le omelette. Di solito, oltre alla crescenza o allo stracchino, aggiungo sempre una base un po' più spessa, consistente, di queste fettine sottili di formaggio, perché danno più consistenza. Potete aggiungere anche dello speck o una fetta di pancetta. Queste tornano bene, non sono con OGM e non hanno mangimi derivati da OGM. Siamo quasi addirittura d'arrivo con questa novità, che ogni tanto da Lidl si trovano anche prodotti di marchi noti come la Pavesini. Con questo Pavesini Double, è un pavesino sopra e un cioccolato sotto. Lo prendo per i ragazzi perché ci si sono trovati benissimo. Questo shampoo antiforfora al profumo di mela è buonissimo per andare a contrastare chi ha un cuoio capelluto grasso ma anche secco. Fa proprio questa azione detossinante. Toglie magari quella sensazione di prurito e che poi crea la forfora. Molto buono perché rispetta il pH della pelle e anche la profumazione è gradevolissima. Buono, buono, buono. Bene, per questa settimana è tutto. Non ci sono grandi novità di quelle che aspettiamo noi, linee skincare, body care. Ma insomma, diamo tempo al tempo, fra poco è Halloween, arriveranno le novità, almeno lo spero. Io vi auguro una buona settimana, vi mando tanti bacini, bacioni e baciotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!